Siamo con il maestro Massimo Bonavita dell'orchestra Lai, domani c'è il concerto di Pasqua, come location la chiesa di Costantinopoli, perché proprio questa location? La location della chiesa di Costantinopoli è dovuta al fatto che qui è custodito un crocifisso ligneo del 1600 che ben si sposa con la natura e la finalità dell'evento stesso, che per commemorare la Santa Pasqua. Devo dire che abbiamo avuto la possibilità di organizzare questo concerto grazie anche all'aiuto che ci ha dato l'EPT, l'ente provinciale per il turismo, nella persona della Presidente Loredana Conte, la quale io ringrazio personalmente a nome sia dell'associazione e tutti quanti, insomma, che hanno partecipato a questo progetto. Niente, lo Stabat Mater di Pergolesi è una composizione tipicamente scritta per la passione di Cristo, Dum Pendebat Filius, pertanto abbiamo pensato di metterlo in questa location innanzitutto per dare la possibilità molto centrale, quindi alla città di Avellino e non solo, anche alla provincia, di poter fruire di questo concerto. Il concerto si terrà domani sera presso la chiesa di Santa Maria Costantinopoli in Avellino a Corso Umberto I alle ore 19:30, quindi mercoledì 4 aprile 2012 ci sarà il concerto della Pasqua. Ringrazio Don Emilio Carbone che molto cordialmente ha sempre collaborato a queste iniziative molto importanti. Saranno ospiti molto probabilmente il Vescovo e sarà in prima fila, spero, perché comunque è un evento che, diciamo, dà la possibilità proprio importante a livello ecclesiastico. Ci sarà anche il vicepresidente della Regione Campania, l'onorevole Giuseppe De Mita, ci saranno tutti i fedeli, la cittadinanza è invitata a partecipare a questo concerto. L'orchestra della Lai, un'orchestra d'archi, è composta da soli archi con basso continuo e due voci, un soprano e un mezzo soprano, che canteranno queste struggenti note di Giovan Battista Pergolesi che dirigerò io. Quindi io vi aspetto domani sera, mercoledì 4 aprile 2012, chiesa di Santa Maria di Costantinopoli alle ore 19:30. Grazie.